Presidente Marsilio, un confronto, una riflessione nell'ambito di un convegno organizzato dalla CISL sul futuro dell'Europa, giovani, sindacato e Unione Europea. Con la CISL, soprattutto con la CISL Abruzzo, ma anche con il segretario nazionale Sbarra, che è stato per spesso presente qui in Abruzzo, abbiamo condiviso l'allarme, lanciato con molto anticipo rispetto alla consapevolezza che oggi è molto più ampia, che riguarda il futuro dell'automotive e in generale dell'industria di fronte agli obiettivi troppo stringenti e troppo veloci nel tempo che ci impone, che ci hanno imposto le scelte del Green Deal a livello europeo. Condividiamo quindi l'esigenza di rivedere queste scelte, di riformulare un diverso calendario e anche un approccio diverso all'obiettivo comune della transizione ecologica, ambientale, per abbandonare i carburanti fossili, le fonti di energia fossile, ma arrivandoci con una proposta europea, con le nostre tecnologie, con reinserendo il principio della neutralità tecnologica al centro della ricerca e di queste politiche, e per un'Europa che sia appunto più partecipata, più attenta alle dinamiche del territorio e alla partecipazione popolare, meno burocrazia, meno attività di imposizione anche nelle piccole vicende di vita quotidiana che possono essere più agevolmente affrontate e gestite a livello territoriale. Invece un'Europa che deve crescere nei grandi temi dove oggi invece è purtroppo assente o svolge ruoli da comprimario, politica energetica, politica comune di difesa, mutualizzazione del debito comune. Su questi temi ci siamo oggi confrontati molto costruttivamente con la CISL. Ecco, in questo il ruolo delle regioni può avere un valore aggiunto? Noi portiamo l'esperienza del territorio a livello europeo, la portiamo all'interno del Comitato delle Regioni di cui sono componente, e proprio la prossima settimana sarò relatore di un provvedimento, di un parere sulla transizione giusta, nel quale abbiamo reintrodotto questi temi: neutralità tecnologica, allargamento dei contributi e del sostegno alla riconversione industriale non soltanto alle regioni che hanno le miniere di carbone, ma anche alle regioni caratterizzate da una presenza forte dell'industria dell'automotive e della chimica in particolare, perché stanno soffrendo questa fase di transizione, il rischio di produrre delle ricadute sociali indesiderate è molto forte, è già abbastanza presente nel nostro territorio. Un periodo di cassa integrazione così lungo e Stellantis non si vedeva da molto tempo, e questo deve far riflettere tutta l'Europa sulle scelte che si stanno facendo.